Poi davanti alla stampa di Crotone era un po' più sereno, appariva insomma, però al microfono di Massimo Lauretti invece ha esternato tutta la sua amarezza e il suo dissenso per quei 25-30 minuti del primo tempo in cui la squadra non l'ha soddisfatto minimamente. Allora, torniamo insieme, dovremmo avere un messaggio, voi continuate perché ci teniamo ai vostri pareri. Buonasera a tutti, io sono in pieno d'accordo con Lucarelli che era furioso. Con questo Crotone non vincere era assurdo. Noi diamo sempre la possibilità alle squadre avversarie di rimanere in partita fino alla fine. Palumbo sicuramente bravo, ma il Crotone gli ha fatto fare l'impossibile. Io dico anche che è vero che gli ha fatto fare l'impossibile, però Palumbo è anche bravo a smarcarsi, nel senso andarsi a trovare la zona libera del campo. Certo. Lo chiedo più a Alberto Failla, che è un tecnico, ma poi voglio sentire anche il tuo parere, sì. Luca. Certo. Sì, questa è una precisazione giustissima, Ivano, hai colto proprio una delle caratteristiche di questo giocatore importante. Il saper attaccare gli spazi, soprattutto per gli intermedi, per quei giocatori, per il suo ruolo, quelli che una volta erano le mezzali, saper attaccare come facevano i Tardelli, quei giocatori così che ci avevano passo, è fondamentale perché alzi la squadra, la apri, lui è molto bravo, perché poi è un giocatore che sa fare questo e sa fare soprattutto dalla palla. Se rivediamo il cross sul gol di Defendi, lui dà la palla e va. Non è che dà la palla e guarda cosa succede, no, certo. Dà la palla e attacca lo spazio, dà e vai. E questo è un altro concetto fondamentale di una squadra che gioca insieme, di una squadra che collabora, di una squadra che non si affida, do la palla e ci pensa. Loro invece davano la palla, mettevano la palla lunga su Maric, sul centravanti, e vedevano che cosa succedeva, sì. La spizzata, la seconda palla. Noi invece diamo la palla e andiamo tutti. E questa è una caratteristica importante dei principi di gioco che è il nostro mister. Sono perfettamente d'accordo, Luca? Sì, assolutamente. Cioè, credo che anche sia un'intelligenza tattica di Palumbo, no? Che lo porta, diciamo, in alcune zone del campo in cui poi può fare... E lì è bravo anche Proietti. Proietti è bravo perché lui va sempre... Palumbo va a sinistra e lui va sempre a dargli copertura, a chiudere le linee di passaggio alle sue spalle. L'equilibratore della mediana, come l'abbiamo detto. Sì, no? Sì, sì, infatti. E soprattutto è bravo nelle fasi di... Non tanto magari nella ripartenza, Proietti, ma nella fase di copertura è sempre... Lui Palumbo va, lui se lo vedi gli va a dare sempre copertura, quindi chiude qualsiasi linea di passaggio e che non consente quindi agli avversari di poter andare via. Comunque, sebbene possa apparire, forse lo è, una valutazione ovvia, al di là della tattica, della condizione atletica, eccetera, sono fondamentali, diciamo, i valori relativi al tasso tecnico, no? Di chi scende in campo. Certo. Sul primo gol, Palumbo calcia la punizione tagliata magistrale, al di là dell'errore di scaglionamento dei difensori avversari, e Partipillo segna un gol da rapace d'area di rigore, col petto, ma insomma arrivando in anticipo sull'avversario. Sul secondo gol, Pettinari fa una giocata incredibile, la dà con i tempi giusti proprio a Palumbo rifinisce per Defendi, poi c'è un pizzico di fortuna, ma Defendi comunque su quel pallone ci arriva in anticipo sui difensori staccandosi, quindi insomma c'è tanta bravura in questi giocatori che tanta ci chiamano qualità, in entrambi i gol, tanta quei qualità due giocatori, di cifra Pettinari. Però quella qualità non deve essere fine a se stessa, come in occasione dello scalino di Palumbo, di come in occasione dello scalino di Pettinari, perché poi dopo diventa non più un pregio, ma in quelle circostanze diventa un difetto. Secondo me Pettinari è perdonabile, tra virgolette, il gol che non segna quando calcia addosso al difensore. È invece più difficile da perdonare quando calcia di destro, ma lui è ambidestro, calcia il 40% dei suoi gol ha segnati di destro, pur essendo prevalentemente mancino, quando calcia addosso al portiere, lì avrebbe potuto e dovuto fare gol. Adesso in che modo? Secondo me, calciando in diagonale basso sul secondo palo. Dice non è facile, beh, certo per me no, che sto seduto e sono oversized. Adesso io e Ivano Polarzi lo facevamo invece. No, io non sono sicuro. Però Pettinari quel gol lo deve fare. Deve trovare la porta. Poi sì. Dopo devo dire che dopo nel finale diventa determinante per l'assist, certo. Perché procura due ammonizioni ai difensori avversari.
la prima per Nedelcearu, la seconda per Giannotti che andava espulso a tempo scaduto, no? Quindi alla fine lui sale, fa salire la squadra, si guadagna quattro punizioni, procura due cartellini rossi agli avversari, però quel gol un giocatore Cristo, così lo deve cosa dice il mister? La fame. Lo dice sempre, la butta sempre sulla fame. Sulla fame, perché lui, che è stato un ragazzo di quartiere, ci li facevo perché avevo fame, quindi si può far gol di punta. Tanti attaccanti facevano, hanno fatto i gol di punta, di petto, come ha fatto la calcio a 5, praticamente. Sì, il gol è l'importante, l'ha detto Alberto. Senti, Donnarumma non ha la cifra tecnica di Bettinari, pur essendo bravo tecnicamente, perché non è che parliamo di un centravanti ruvido. Donnarumma è bravo, vedi l'assist che dà sull'1-1 per Partipilo. Donnarumma è bravo, Bettinari è eccelso sul piano tecnico. Punto. Quel gol, secondo me, quello sbagliato Bettinari, Donnarumma l'avrebbe segnato. Allora, dice... Però, congetturo. Certo, Giuliano Straccini dice... dov'è? Ecco qua. Siamo superiori, ma abbiamo sprecato troppo. Giusta considerazione anche questa. Stefano De Santis, quando Lucarelli gioca con due punte, vince. Quando pensa di vincere, ne mette in campo tre, perde. La squadra di oggi era più equilibrata, a differenza con il Lecce, che ci hanno fatto a fettine. Lecce abbiamo giocato due punte e tre quartisti. Io non no? sono d'accordo che il Lecce ci ha fatto a fettine. Ci ha fatto a fettine dopo il 3-1, perché vuoi vedere, fino al 3-1 la Ternana forse aveva anche giocato meglio rispetto al Lecce. Sull'1-2 ha sfiorato il 2-2. Ora, che si possa, che è vero magari, e come dice Stefano De Santis, che la Ternana con due punte più quadrata rispetto a quando gioca più in modo sbarazzino con i tre attaccanti. Due punti o un trequartista, o tre punti. Certo. Ragazzi, col 3-5-2 la Ternana è vero che in un paio di circostanze, come dire, ha riacciuffato partite nel corso di secondi tempi giocati con moduli diversi. Parlo dell'1-1 di Monza, parlo dell'1-1 di Perugia. Ma rimane il fatto che in tutte le partite che ha iniziato col 3-5-2, in alcuni casi portandole a termine con questo sistema di gioco, in altri casi cambiandolo in corsa, la Ternana è imbattuta. I numeri sono questi, a quattro partite dalla fine. Sì. Questo non significa che il 3-5-2 sia la pietra filosofale, il modulo migliore. Più adatto a questo gruppo, certo. Però, insomma, sicuramente c'è Sorensen che diventa un altro giocatore. Comunque, facendo il centrale con due braccetti, non è che Sorensen migliori, triplica il proprio valore. Certo. Minimizza i propri limiti, parlo di rapidità negli spostamenti laterali, e massimizza, se preferisci, ottimizza i propri pregi. Oggi per me per 70 minuti, poi alla fine era stanco, poi nel finale si è anche fatto male, speriamo che non sia nulla di grave, ma per me 70 minuti, per 70 minuti Sorensen ha giocato una grande partita. Davanti aveva Maric, che ha segnato 10 gol ed è stato nazionale croato qualche anno fa. Certo. Non è che fosse il primo venuto Maric, e lo ha cancellato dal campo. Oh, tra le altre cose dice poi dunque il risultato si sa in partenza. Beh, Stefano, non è vero, perché Adelano ha vinto anche con gli altri moduli, non ha vinto solo col 3-5-2, no? Ecco, vogliamo generalizzare. Sorensen direttamente proprio all'altezza, dice Antonio Bosetto, che si scrive dice è stato proporzionale all'altezza, dice Antonio Bosetto, e ci scrive dalla Spagna, quindi questi sono un po'. Noi dobbiamo sempre fare la nostra gara, la nostra giochetto, il gioco dei voti con relativi e con relative però motivazioni brevi, ma dobbiamo farle. Inizio da te, Alberto. Sul portiere? Al portiere. Sì, sono contento, Ivano, perché domenica sono stato duro nei confronti del ragazzo, poi sentendo anche Lucarelli di attenuanti, è vero. Il ragazzo ne aveva tante, no? Non giocava tanto tempo, tante cose, al di là di alcuni aspetti che magari potrebbero essere ancora condivisi. Ha fatto il suo, non ha commesso errori sui gol, l'ho visto ha fatto un'uscita di pugno, soprattutto l'ho visto parlare con i compagni, questa è una qualità importante. L'ho visto... E sul gol è incolpevole? No, è incolpevole. Allora non saremmo obiettivi. Se diciamo che ha colpe sul gol, non siamo obiettivi. Quindi gli do proprio la squadra vinto, quindi gli do 7. Bene, quindi se sei passato, 7. Secondo me... 7, perché abbiamo vinto. Solo. Sì, però abbiamo vinto. Lui è stato il portiere di una squadra che ha vinto in trasferta. È bello, però, perché un allenatore come Alberto Favilla, no? Che 7 alla... Sì, però Ivano, lo voglio motivare ancora.
Quando io, anche perché io non sono abituato a dare voti. Ah, salutiamo gli Iannarilli che ci sa. Salutiamo gli Iannarilli, non sono abituato a dare voti. Vogliamo prontissimo correzione. Non davo i voti ai miei portieri, ai miei giocatori, quindi io vado a valutare il reparto. Quindi lui è il portiere di un reparto che non ha rischiato mai, o quasi mai, che ha fatto il suo, abbiamo vinto in trasferta, perché non dare, anche perché facciamo la media praticamente col 5 della partita con il Lecce, 7, 5, 12, diviso 2 e 6. Anche perché la partita prima io, ad esempio, sarei stato anche più. Il 5 è un'insufficienza lieve. Per me domenica era da meno di 5. Senti, per... tu che fai l'allenatore, condivisi sicuramente la difesa di Lucarelli in conferenza stampa di Caprica. Eh sì, è il suo, lui fa l'allenatore e ha dovuto dire questo. Una cosa mi ha colpito. Noi crediamo in lui. Significa che questo è un ragazzo su cui la terra sì, ha fatto il fatto del presidente della federazione lituana che ha giocato con Lucarelli a Livorno che ha detto questo dovrebbe essere il nostro portiere futuro della nazionale, per cui dateci una potrebbe avere qualità. Noi io non quindi vabbè, abbiamo giustamente allora 7 come intanto continuate a scrivere, vedo che siete in parecchio. Qualcuno ci segue e sta tornando da Crotone, se ci dicono se ho visto bene, perché io ne ho contati 37 o 38 facendo il fermo immagine, ma no, sarebbe bello veramente poi magari che qualcuno volesse intervenire, qualche foto, qualche fotografia ce l'ho io ancora, se no le mando io fotografie in regia, qualche cosa ho fatto di screenshot durante la partita. Allora siamo a Bogdan. Sei stiracchiato. Per me accanto a Capuano, che purtroppo è assente da molto tempo, è il nostro miglior difensore. Si fa anticipare da Golemic sul corner, alterna buone cose a qualche lieve titubanza, nulla di che, o nulla che metta in pericolo la porta rossoverde. Un attimo prima di uscire, un anticipo su un cross basso da sinistra, probabilmente decisivo, perlomeno per evitare il tiro nello specchio. 6,0 è proprio né più né meno. Sorensen 7,5 7,5 per Sorensen. Sì, perché motivazione, come dici tu, motivazione breve. Il duello ad alta quota l'ho definito io, quello con il centravanti quasi 1,90, quindi però l'ha preso sempre lui il centravanti, qualche spizzata, quindi beh, Sorensen, come dice anche Luca, giocando soprattutto a 3 si esalta, perché giocando così con due braccetti è forte. Luca, siamo a Celli. Qui è un po' imbarazzante. Sono in grossa difficoltà, perché è una prestazione, come ha detto Massimo Loreti, con molte luci, qualche ombra, molto ingenuo in occasione del corner. Poi non è detto che tu sul corner prenda gol, ma di fatto da quel corner scaturisce la rete di Golemic. Bravo poi complessivamente per 80 minuti, si procura la punizione, fallo di mani di Estevez, da cui scaturisce il pareggio di Portipilo, ci mette come di consueto aggressività, determinazione e corsa, però nei press, cioè, al 90esimo poco più poco meno perde, proprio si lascia ingannare da un falso rimbalzo, non lo so, si smarrisce il contatto oculare col pallone e lì per nostra fortuna Giannotti calcia, regala il pallone a un nostro tifoso in curva, perché insomma, pressa il fianco, un errore in avvio, uno alla fine, in mezzo 80 minuti buoni, però ecco, sei e mezzo anche perché è stato largo. Anche perché l'azione del pareggio della Telana è nata da un'incursione sua, di Celli, 6 e mezzo. E siamo a destra, quindi 3-5-2 Furlan ha fatto una partita soprattutto tattica, a mio avviso. Secondo tempo, a un certo punto doveva fare il terzino, il mister ha fatto bene a fare il cambio con Defendi, io penso un 6. Sufficienza per Federico Furlan. Sì, sì. Poi siamo invece al Kutsoukias. 6, ma è una sufficienza piena, larga. Ha corso molto e ha anche corso bene. Nel primo tempo ha fatto un paio di break recuperando anche fisicamente qualche pallone. Si è fatto sentire, mi sembra piuttosto tonico. Sono indeciso tra il 6 e il 6,5. Andiamo in 6,5, giovane, deve crescere. Comunque sul piano atletico mi sembra tra i più brillanti.
Siamo a Palumbo, Proietti. Beh, se Cuzzulpias ha corso bene, Proietti a mio avviso ha coperto bene. L'abbiamo detto prima, un giocatore va, li copre sempre questi due assaltatori della Ternana, perché Cuzzulpias e Palumbo, a Palumbo per me sono due che affondano, sono le due, quindi è importante Proietti, 7. Condivido. Palumbo? 7,5. 7,5 solo perché non ha segnato il gol... quando ha cercato il mezzo pallonetto e la palla ha sfiorato il palo alla sinistra del di Festa. Per il resto ha sciorinato giocate a ripetizione di qualità, ha servito l'assist su punizione per il momentaneo 1-1 di Partipilo, ha sfornato l'assist per il gol di Defendi, ha illuminato la scena. 7,5 con vettore verso 8. Quindi da Palumbo, da Liceo Classico, mi diciamo che stiamo praticamente dando tutte le sufficienze, ma da un certo punto in poi della partita, perché prima sì. 25 minuti, sì. Dai, senti, poi invece c'è un'altra, andiamo a Martella. Ci tengo molto che la faccia Alberto da tecnico, perché io sinceramente non so giudicare la prestazione di Martella, non so Alberto che ci dice. Ma poco anch'io, stai vedendolo poi in televisione, come ne vediamo noi in questo momento le partite, da un 6 si abbassava sempre quando la palla era bassa, quindi soprattutto Furlan nel primo tempo era sempre più propenso, lui diventava sempre il quarto, scalavano, quindi coperture sì, però io da questo giocatore sinceramente mi aspetto molto molto di più. Forse Martella è uno di quei giocatori a cui mancano i 200 chilometri del precampionato di cui parla spesso Lucarelli, non fa nomi, però parla spesso, no, di giocatori a cui mancano i 200 chilometri del precampionato, sì. E quindi potrebbe essere proprio Martella che è arrivato. Mentre Cuzzulpias è sempre l'ultimo. In grande spolvero. Beh, c'è anche una differenza di età. Giocatori diversi, ruoli diversi, caratteristiche diverse. Fresco. Martella mi sembra sottotono. Poi è chiaro che ha giocato una partita attenta, ordinata, sì, e disciplinata. Ma c'è uno come lui. Col suo curriculum. Certo. Però ha fatto il suo con attenzione. Sei, certo. Anche, cioè, condivido, ma mi aspetto molto di più da Martella. Andiamo con Partipilo. Che peccato quella palla di Partipilo. Era Partipilo su Martella? Che erano partiti e troppo lunga era quella palla. O Palumbo? Palumbo, no, o Partipilo? Non me lo ricordo. Non ti ricordi il primo tempo? Sì, palla sì, lunga. Però non mi ricordo. Non mi ricordo se era Palumbo. Comunque, Partipilo, io... una buona partita. Non si è visto come in altre circostanze, però ha fatto gol, ha lavorato insieme a Donnarumma. Ha fatto il tutto campista, ha fatto, sì, alle ha fatto... spalle di Donnarumma, sì, ha corso, sì, tanto in orizzontale, eh. Alla fine addirittura Pettinari rinculava, lui faceva la prima punta nel quarto d'ora finale, sì, perché loro giocando a tre io me l'aspettavo questo. Io pensavo che il mister, capito, Furlan, Partipilo e Donnarumma se la giocasse, no? Come ha fatto in alcuni frangenti uno contro uno, perché loro erano tre e quindi spesso lui ha piazzato tutti e tre contro i tre difensori del, quindi un 6,5 penso anche per parte. Poi lui fare gol non è mai facile, eh. 6 gol, 13, 12, 7 gol, scusa, 7 o 13 assist, e insomma il primo anno di Serie B in esordiente, che poi chiede di più. Fra le altre cose, ha saltato la prima parte del campionato prima di entrare all'infortunio di Trigoria. A Trigoria. Allora, vabbè, poi passiamo a Donnarumma. Allora, 6, una splendida palla per Partipilo. Eravamo sull'1-1, poi l'azione sfuma. Per il resto, tanto movimento, non si libera mai al tiro. Una sufficienza, 6. Sì, poi andiamo a coloro che sono subentrati, non so, qualcuno senza voto? Beh, Bogdan ha giocato 10 minuti, 12 minuti complessivi. Bogdan senza voto, Paghera? Sei pieno, secondo me. Sì, lui fa sempre il suo. Dinamico, reattivo. Okay. Paghera lo metti lì. Frizzante. Ok, poi abbiamo Diakité, Salim Diakité. Bene, ha fatto il suo anche lui, ha difeso bene, non è fatto stato falloso, un bell'anticipo, si è anticipato e ha fatto il suo, quindi speriamo che cresca questo ragazzo, perché per adesso ha forza, adesso si metterà insieme la tecnica, quindi il saper fare magari, no, le cose importanti, e imparare magari a saper leggere bene anche le situazioni, può diventare, anche perché è molto giovane, ci si può lavorare, io penso che lo staff della Ternana
ci sarà lavorando. Ha 4 anni di contratto o 5 quello per Nana? Sicuramente 4, non ricordo se addirittura 5, quindi è chiaro che ci puntino, no? Questo deve lavorare con la primavera, cioè, secondo me, sui fondamentali, sui gesti tecnici. Allora, quando uno subentra e gioca bene, e noi gli mettiamo 6, Paghera e Diakité, sono 6, certo, pieni, ecco, col vettore verso il 6,5, però uno che gioca mezz'ora bene, gli metti 6, ma è chiaro che sono sufficienze assolutamente ampie. Quindi... Poi abbiamo Defendi e Pettinari. Beh, non sono stati giocatori... Defendi ha fatto il gol del... Sì, però Defendi me lo fai fare a Luca, io faccio, se no non siamo più perché, perché se no non... c'è un conflitto di interessi, hai capito? Defendi 7, che ha segnato un gol fortunoso quanto si vuole, ma comunque... Ma meno male che l'ha preso in quella maniera. L'ha anche detto, ha fatto il movimento lui. Giusto. Se no non fai gol. Match, ha spinto, è entrato tonico, sebbene reduce da un paio di settimane nelle quali ha lavorato a scartamento ridotto, per me 7. E Pettinari, andiamo a chiudere. Io sì, Pettinari, io do 6,5 per quella gran palla che ha dato a Palumbo, che quella, ricordo, tutti abbiamo esaltato Palumbo sul cross, ma la palla di Pettinari è geniale a mio avviso, però lui deve essere più cattivo perché ha avuto 2 palle gol, la prima, quella che ha ribattuto con il corpo un difensore, l'altra dove poteva fare un gol da lui. Lui lo può fare perché ha le qualità, deve essere cattivo, deve avere la fame che dice il mister. Allora, poi che abbiamo? Ma Lucarelli, vogliamo dare il do? Non gli odiamo mai l'allenatore. 7 Lucarelli per la gestione della partita. Tutto giusto. Oggi, ecco, la caratteristica di oggi non ha cambiato un modulo, è rimasto sempre 3-5-2. Sì, ha cambiato i braccetti. Ha cambiato i giocatori. Sorensen, però, in base alla sostituzione. La sostanza non è cambiata. No. Luca, parliamo sempre male degli arbitri, o perlomeno quasi sempre. A Battista ti è piaciuto? Se avesse, come era doveroso fare, espulso Giannotti, autore di un intervento assurdo a partita scaduta su Pettinari, sul quale io ho temuto, cioè, qualunque cosa, gli avrei dato 6,5, posto che è a fine carriera, posto che è piuttosto appesantito, posto che a volte non è vicinissimo all'azione. Però ha avuto un atteggiamento sereno, equilibrato, le valutazioni sui falli più o meno giuste, quasi tutte. Probabilmente si è tenuto nel taschino il cartellino giallo nel primo tempo, una volta su Proietti, quindi come vedete parto da un nostro giocatore. Sì, obiettivo. E 2 volte su difensori, su giocatori del Crotone, una volta nel Del Cearu, l'altra non ricordo. Quindi 3 ammonizioni che nel primo tempo avrebbe potuto e dovuto decretare. Poi bene nel complesso. Giusta quella su Martella, giusta, mi sembra. Ma giusta tu, anche quella su di quella Bogdan. Su Bogdan, sì, uguale. Sì. Inutile il fallo, ma munizione. Tutto giusto, ma non può non espellere Giannotti al 94esimo. Se poi Giannotti si sente frustrato perché stanno retrocedendo, ma questo non è un buon motivo. E che non gioca e che parte dalla panchina. Ho capito, ma quell'intervento su Pettinari ce l'avete preso. Ecco, è deciso. Guardate che è un intervento di una violenza inaudita. Sì. Allora, c'è Luciano Cianchetta che scrive: buonasera a tutti, con questo assetto di gioco e qualche partita in più da disputare, l'obiettivo playoff sarebbe stata la nostra portata. Certo. Comunque, forza Fere fino alla fine e complimenti per la trasmissione. A proposito di trasmissione, volevo ricordare che, insomma, Terni Channel fino a questo momento, fino a pochi minuti fa, ha avuto il collegamento in diretta dall'Ezio uscita di Crotone, proprio Massimo Laureti, il direttore di AM Terni Channel, che ha intervistato, o meglio, lo ha intrattenuto Massimo, ma anche noi abbiamo partecipato praticamente all'intervista. C'era Alessandro in parte tecnica. C'era Alessandro Laureti in parte tecnica e abbiamo intervistato in diretta anche il Defendi, Marino Defendi, oltre poi ad avervi fatto ascoltare la conferenza stampa di Lucarelli prettamente con i giornalisti di Crotone. Allora, abbiamo qualche messaggio da leggere, leggiamo questo di Francesco Grazietti. Dice: mi piacciono i numeri, abbiamo già un punto in più del girone di andata con 4 partite ancora da disputare. Che ne dice Luca? Intanto lo saluto, è un vecchio amico. Sì, è vero, i numeri dicono questo, 23 punti al giro di boa, decisamente pochi, 24 punti nel girone di ritorno con 4 gare ancora davanti e soprattutto un girone di ritorno nel quale abbiamo perso i pezzi. Cioè, tra Covid, infortuni, Falletti stagione terminata a metà febbraio, Salzano
che non è titolare fisso, ma è un rincalzo di lusso, stagione terminata a metà marzo. Insomma, una Tenane che ha perso i pezzi, in più il Covid, ultimo caso in ordine di tempo, Iannarilli, eppure abbiamo già un punto in più rispetto al girone ascendente. Adesso mi aggancio a questo per dire, gli obiettivi ce ne sono ancora iosa. Primo, quantomeno raggiungere, se non scavalcare, sarebbe auspicabile, la soglia psicologica fissata da Lucarelli dei 50 punti. Vabbè, quella vuol dire. Secondo, cercare di scavalcare il Perugia, che finora a oggi, o fino alle partite di oggi, i numeri dicono, ha fatto meglio della Ternana con un organico di qualità inferiore e con un monte ingaggi nettamente inferiore. Certo. Fino alle partite di oggi il Perugia ha fatto meglio, e scavalcarlo potrebbe avere un significato anche per la tifoseria, no? Potrebbe essere motivo d'orgoglio. Certo. Per evidenti motivi diciamo di rivalità regionale. E terzo, coltivare una speranziella minima di playoff, ma minima significa meno di 5 probabilità succede. Cioè devi vincerle tutte e devi, ma non so, sperare in un crollo delle gare. No, ma anche se vinci col, intanto è chiaro che se non batti il Frosinone, che è più forte della Ternana, il campionato però è incostante. Sì, il campionato col Pordenone, voglio dire, ha perso anche a Crotone, apposta, ha perso anche a Crotone. Poi devi sperare di fare filotto, sarà complicatissimo, rasenta l'impossibile questa impresa, e devi sperare comunque in una ulteriore frenata del Frosinone. Sai Folletti che ha detto ieri Folletti era all'annullo postale, no? Con Mammarella e con Lorenzo Modestino. Vabbè, Folletti ha detto che insomma lui ci crede, ha detto, perché ho parlato con i miei compagni, ci credo. Va bene, ma magari noi siamo contentissimi di allungare le fatiche fino a... quant'è la finale? Il 27. La regular season finisce il 6. 26. E i playoff finiscono il 27, mi sembra. Quindi. Buonasera, dice Riccardo Felicetti, nel secondo tempo altra squadra. Speriamo che il prossimo anno mister Lucarelli gli inculchi fin dal ritiro quella mentalità vincente e cattiva dell'anno scorso in Lega Pro, e riproponendo quel calcio offensivo. Col Perugia ci vorrà molta più intensità e velocità, oltre che concentrazione. Sicuramente sì, rispetto ad oggi, sicuramente sì. Fabio Marrocolo fa una domanda che non so quale, a che cosa tende. Il prossimo anno chi gioca, Folletti o Partipilo? Beh, io mi auguro tutti e due. Voi? Perché dovremmo scegliere? L'uno esclude l'altro, non credo, no? Tra l'altro, anche ammesso forse lui dice se giochi col 3-5-2, ma anche ammesso che si giochi sul solco del 3-5-2, c'è posto per entrambi. Folletti può fare tranquillamente la mezzala, tranquillamente. Ok, Alberto, certo, sarebbe un'interpretazione spregiudicata del 3-5-2, Alberto è un po' più che potresti controbilanciare con due laterali più difensivi, perché Folletti non va, scusate, l'ha fatto Eriksen nell'Inter e ha cambiato molto alla percezione, certo, che ne abbiamo di lui e all'Inter. Non lo può fare Folletti? Certo, si può fare tutto, però io Folletti lo vedo vicino alla porta. Luca, è giusto, una mezzala di qualità come lui, però io lo vedo vicino alla porta perché lui fa gol, giocherebbe più basso, io ho capito qual è il timore. Avrebbe, ma io, una circolazione di palla, certo, la qualità migliora, anche se io ho una convinzione che il mister non ha abiurato i suoi principi di gioco, io non credo, io penso che se Lucarelli la Ternana l'anno prossimo punterà a vincere il campionato, no, se sarà io non lo so se Lucarelli ripartirà col 3-5-2, anche se voglio premettere e dire che non sono i numeri, non è il sistema di gioco. Ragazzi, il lunedì faccio vedere una cosa, domani sera vi faccio vedere un grafico che ha presentato Luca Marchetti. Chiaramente non tiene conto della partita odierna, certo, ma che fa praticamente un grafico. Perché Luca non prevede il futuro? Ieri sera ancora non sapeva come sarebbe andata oggi? No. Ah, Luca, caro saluto. Un grafico che praticamente illustra i punti, i gol realizzati con presi e realizzati con il 3-5-2, con il 4-3-2-1, certo, con il 4-2, certo, con il 4-2-3-1. Sarà una sorpresa, proprio bello, sono dei grafici molto da vedere domani, da vedere domani sera. Non mi sono giocato, non mi sono bruciati oggi.
proprio perché voglio sorprendere Luca Giovannetti, ma non io, Luca Marchetti. Meglio il secondo tempo, dice Daniele Minutillo, ma se giochiamo così le prossime quattro saranno molto dure. Troppi errori, non si possono sbagliare tre occasioni davanti alla porta, per non parlare della difesa. Quando Palumbo centrerà la porta sarà da Serie A. Martella dice che è un po' irriconoscibile secondo Minutillo, non è in forma e in questo momento non è in forma. Insomma, Alfio Volpi, buonasera. Tirana un pochino sottotono nei primi 35 minuti con un Crotone che l'ha tentate tutte con la forza della disperazione e di inerzia. Nel secondo tempo invece i rossoverdi sono venuti fuori prendendo pieno possesso del centrocampo e con un Palumbo che è salito in cattedra. Il risultato poteva essere più pieno per la Tirana, ma va bene così. Adesso sotto con, le ciociarie del Frosinone, lunedì di Pasqua. A proposito, il gioco alle 18, vero? Lunedì 18, ore 18. Ok. Lunedì dell'Angelo, no? Sì. Il di Pasquetta. Alfio Volpi dice, relativo a Palletti e Partivillo, dice tutti e due, speriamo, risponde a parte. Ah, abbiamo anche Marco Crisostomi. Marco Crisostomi, un abbraccio al nostro amico Marco. Sentiamo un po' il parere, il commento di Marco Crisostomi. Partivillo non si discute, bravissimo anche sul gol, però sbaglia il passaggio facile che avrebbe messo Martella, quello che dicevo io, esatto. Che avrebbe messo Martella davanti al portiere. E poi sul gol del Crotone lascia clamorosamente la palla, liscia clamorosamente la palla sul primo palo. Sei, e quindi vi contraddice. Lui ha anche la diciamo l'agevolazione di aver visto la sintesi, noi invece andiamo... senza rete, la nostra è senza rete, c'è chi smette anche di vedere la partita 5 minuti prima. Io, per esempio, io sabato scorso ho attribuito un 4 a Kravikas che poi ho trasformato in 4 e mezzo con le pagelle ragionate, riflettute e ponderate di Trenatale. Oggi c'è quel stato... 4 era troppo punitivo, cioè andare in onda senza rete, come dicevano, senza aver rivisto la sintesi, senza aver metabolizzato quanto hai visto, senza aver scambiato due parole con i colleghi, è dura, ragazzi. Oggi poi almeno noi ci abbiamo avuto proprio problemi di rete, non so se è stato a livello non siamo riusciti a vedere sempre la partita, abbiamo avuto problemi con la rete di connessione. Allora, Stefano Nevi da Assisi, secondo me la programmazione riparterà fortemente con il modulo top di Lucarelli ed io sono d'accordo, oggi secondo tempo di alto livello, buona serata. Vedi, sono tutti commenti positivi. Sandro Sauldelli, che prese volentieri il nostro ospite. Beh, anche recentemente, no? Sì, la sera di Falletti, la sera incriminata. Con due laterali mostruosi in grado di fare bene le due fasi e due polmoni grandi così, potremmo fare anche il 3-5-2. Vanno trovati però, dice Sauldelli. Poi, dove sta? Vediamo un po'. Vabbè, c'è Francesco Claudilli che dice buonasera a tutti. Però non c'è messaggio. Fabio Marrocolo. Allora, ecco, Fabio Marrocolo è colui che ha sollevato l'interrogativo Falletti e Partipilo. Chi dei due? Allora sentiamo quello che ci dice. L'argomentazione. Io credo che implichi un ritorno dietro a quattro con Falletti e Partipilo. È un bel grattacapo, per Lucarelli. In questo momento il 3-5-2 abbiamo fatto, credo, gli stessi punti delle prime. Forza Fere. Quindi ha spiegato un po', dice se non torni al 4 diventa problematico farli giocare tutti e due. Mi sembra di poter capire, insomma, la conclusione forse è questa. Ma esiste anche il 3-4-1-2, ragazzi, eh? Certo. Sì, cioè rinunci ai 3 certo. E mezzo e Falletti fa il trequartista alle spalle delle due punte. Cioè, nel senso, di soluzioni ce ne sono tante. Poi l'abbiamo detto tante volte, qui però mi fermo, perché va oltre le mie competenze. Se c'è un modulo ipergenerico, cioè declinabile in maniera prudente, media, spregiudicata, ultra spregiudicata, è il 3-5-2. Cioè 3-5-2, una volta ho letto, mister, che esistono 11 o 12 declinazioni diverse del 3-5-2. Che significa 3-5-2? Musica rock, quanti sottogeneri ci sono? Giusto? Cioè, significa tutto e niente 3-5-2, dipende dalle caratteristiche dei tre mediani, dipende dalle caratteristiche dei due esterni di fascio. Certo. Oggi per esempio per me era 3-5-1-1. Sì, quando gioca Partipilo non è un attaccante, cioè
non è una punta, è un attaccante, non è una punta, quindi Partipilo va a trovare sempre lo spazio proprio a galleggiare dietro, dove si libera più dalla marcatura. Comunque in certe fasi del secondo tempo, prima e dopo il 2-1, poi andiamo in pubblicità, abbiamo dominato a centrocampo in maniera talmente radicata e radicale, cioè sembrava veramente che ci fosse una categoria di differenza tra le due squadre. Crotone è irriconoscibile rispetto a quello che ci disse la Frosa all'andata, quando vinciamo all'andata. Sì, e devo dire, stiamo esaltando giustamente un Palumbo da fantascienza, ma Proietti ha fatto una gran partita, ragazzi. Tanto come tattico, tanta gamba, con me non ne devi parlare. Tanto, sì, è vero. Sai. Sì, sì, ma avrete notato che io stasera sto elogiando a pieni polmoni. Sì, stai un po' rimangiando. Sorensen, sì, che non sono tra i miei prediletti. Sì, è vero, stai rimangiando un po' tutte quelle che erano i tuoi giudizi. No, parlo di partita in partita, ad agonem, di partita in partita, e devo dire che al di là di Sorensen, del quale abbiamo detto, perché tenere a bada, tenerlo proprio a bada Maric è complicato, e lui lo ha fatto alla grande, ma guardate che anche Proietti, io non vedo l'ora di riguardarmi la partita, perché ha fatto un lavoro incredibile il centrocampista torinese. Tra l'altra cosa, strappa dei palloni nei piedi degli avversari, un tempismo, una cosa... Forse lo sottovalutiamo, è vero, Proietti è un giocatore importante. Dillo a me. E a questo io l'ho sottolineato sempre, Luca testimone, sì. Perché probabilmente non ha una gran velocità, una gran corsa, però ha un tempismo, un'intelligenza di gioco. Si potrebbe dibattere tante cose. Quando dicevamo di Agazzi, Agazzi è molto bravo, però secondo me più centro squadra Proietti di Agazzi. Perché imposta. Perché riesce a coniugare un po' tutte e due le cose, in maniera non da 10, non è neanche il giocatore tum. Però riesce, ragazzi, secondo me ce lo conti solo in una fase, questa è la mia opinione. Per me Proietti è stato sempre importante, no? A un certo punto, dico soprattutto i tifosi, no? Aveva fatto bene, ragazzi, e è un giocatore che merita e che... Beh, in avvio di giorno di ritorno ha fatto 4 partite, una dopo l'altra, fino alla trasferta di parte. Sì, è stato un giocatore importante. Ottimo. Sì, però Proietti io non l'ho mai dimenticato, anche quando non c'era, c'è un giocatore che in questa squadra secondo me merita di giocare. Stiamo spendendo di parlare su Furlan? Più tardi. Okay. Più tardi leggo un messaggio, poi mando la pubblicità e poi spendiamo due parole su Furlan. Tifosi di ritorno da Crotone, ci dite quanti eravate? Così se ho sbagliato, io spargo il capo di cenere. Facciamo una telefonata, buonanotte. Io ne ho contati 37 o 38, però mi posso essere sbagliato. Bravi comunque, Crotone, noi che l'abbiamo fatto, Crotone e Luca, Sì, con un incidente, a volte anche dormendo a Crotone con la sera prima, a volte facendo andata e ritorno. Con un incidente anche, Luca, ricordi benissimo, vigilia di Ferragosto, no? Me lo ricordo. Che per poco non ci ammazziamo tutti e quattro. Va bene, allora, per quest'anno, dice Roberto Trionfetti, è bene, così per il prossimo occorre inserire cinismo, praticità e cazzin. Ci specchiamo troppo, forse retaggio dello scorso campionato. Roberto Trionfetti. Alberto? Sì, giusto, ci specchiamo a volte, no? La rabbiatura di Lucarelli oggi è eclatante. Sicuramente quella, certo. Sì, no? Dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo avere più fame, dobbiamo fare i gol. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo insieme per, credo, la parte finale, perché siamo in onda da un paio d'ore, l'antera, la partita è finita alle 5:15, 5:30, e sì, un paio d'ore. Io con gli straordinari che ho iniziato. Però vedi, è passato, sì. quando si vince, sinceramente si affronta con un altro con spirito. Con l'animo leggero, no? Sì, si affronta con un altro spirito. Ai ragazzi in regia, a Filippo, a Fabio e ora è arrivato anche Iago, la linea per Lorenzo, no Filippo, chiedo scusa. Siccome voglio dire, vi ho visto nascere, vi ho visto crescere, allora vi confondo. Lorenzo, è linea alla regia per la pubblicità. Vuoi vendere o affittare la tua casa? Dalmazia Immobiliare è la soluzione. La corretta valutazione dell'immobile per una vendita veloce. Il cliente seguito nell'iter burocratico fino all'atto notarile. Serietà, professionalità e trasparenza al tuo servizio.
Ti aspettiamo in Piazza Dalmazia 21. Oppure chiamaci per una consulenza gratuita del tuo immobile allo 0744 19 28 830. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi, meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il babà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. Università Cusano, l'Ateneo di Roma che unisce tradizione e innovazione, lezioni online e in presenza. Gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione. Oltre 35 corsi di laurea, più di 200 master, iscrizioni sempre aperte e un campus a Roma di 54.000 metri quadrati. Biblioteca, palestra, mensa e bar, laboratori didattici. Pensa in grande, scegli l'eccellenza accademica, scegli l'Università Cusano. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa in Via Benucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Keep it together, cause it keeps getting
getting better. Parte finale del nostro post partita, siamo nel momento, sono due ore che stiamo in diretta. Allora, dovevo leggere il messaggio di Francesco Claudini. A mio avviso il 3-5-2 è un sistema adottato dal mister in ottemperanza dell'assenza di Falletti. Il prossimo anno Partipillo e Falletti saranno ancora di più al centro del progetto, anche se l'uruguaiano ad oggi è maturo e pronto per giocare qualche metro più dietro. Ricordiamoci Falletti sontuoso, anzi straordinario da mezz'ala, quasi play basso negli ultimi minuti di Ternana Bari. Questo è il commento. Sì, quando battiamo il Bari con un gol allo scadere di Defendi, sa giocare. Falletti giocò 25 minuti nel secondo tempo, faceva la mezzala destra, vi ricordate? In mezzo al campo, sì. Mezzala destra, giocò 25 minuti, era cioè assolutamente imprendibile. Ma lo sai qual è il pericolo, Luca? Che in certi frangenti, anche lo scorso anno, per trovare sempre posto, ha fatto anche l'esterno di sinistra. Certo. Ecco, quindi anche quest'anno. Il pericolo è sempre questo. Ma comunque, come dice Francesco, che saluto, non è affatto scontato che si riparta dal 3-5-2 l'anno prossimo. No. È una opzione, è una possibilità. Ma io, se dovessi in questo momento fare una previsione, sarei in grande difficoltà. Sì, bisognerebbe pensare... Al mister piace il 4-2-3-1. E noi abbiamo i giocatori, quelli che abbiamo, lo zoccolo duro di cui prima parlava anche Massimo Laureri, per impostarla, signori, non è che il 4-2-3-1 è un modulo non vincente, guardiamo il Sassuolo, ce ne abbiamo diverse squadre che vincono, anche oggi mi sembra il Sassuolo abbia rivinto, cioè giocando così. Se sei organizzato, se hai giocatori adatti, se hai 200 squadre di un certo tipo, giochi e non prendi gol anche col 4-2-3-1. O noi ci siamo messi in testa e col 4-2-3-1 si prende gol. Beh, insomma, qualche rischio in più lo comporta. Sicuro, certo. Francamente. Va bene. Se poi vince i campionati. Mi fate vedere la classifica, poi classifica che non è aggiornata rispetto alla partita che si sta giocando adesso e che si giocherà naturalmente domani sera. Ora si sta giocando... Perugia-Pisa, le due squadre sono sull'1-1. Sì, aveva segnato Puskas nel primo tempo, ha pareggiato 10 minuti fa per il Perugia, Curado. Ok, allora Luca, guardiamo un attimo, Luca e Alberto, guardiamo un attimo questa classifica. Vabbè, per quanto riguarda le parti alte, vediamo che insomma il Monza pian pianino, scalato posizione su posizione, si è piazzata al secondo posto in graduatoria. Beh, il Monza è il primo in classifica nel girone di ritorno. Sì. Il Lecce è sempre primo con 65, cioè è sempre, ha scavalcato la Cremonese, ed è primo con 65, Monza 63 come la Cremonese, poi Benevento 60. Però Pisa... devi recuperare la partita col Cosenza. Esatto, sì. Poi Pisa 59, Brescia 58, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia 48 insieme a Cittadella. Adesso sarebbe a 49 praticamente, certo, se finisse in parità, se finisse in parità la partita. Pisa. La Tenana 47, Parma che deve giocare domani sera a Brescia a 45, poi Como e Regina 44, Spal 34, Alessandria 29, Vicenza 25 insieme a Cosenza, Crotone 21 e Pordenone 17. Certo, il Crotone Spal è virtualmente salva, l'Alessandria credo che ambisca ad evitare i playout, come dire, apportando da 4 a 5 il vantaggio sulle inseguitrici, che al momento sono Vicenza e Cosenza, però tutto quello che diciamo è condizionato dall'esito, che non possiamo prevedere in futuro, del recupero tra Cosenza e Benevento. Certo, quindi siamo un po' in chiusura, non so se dobbiamo aggiungere, se volete aggiungere altro, altrimenti diciamo andiamo a chiudere, perché alle 21, alle 8 c'è il TG con la pagina naturalmente sportiva. Poi alle 21 ci sarà il bar dello sport con Luciano Nevi, alle 23:15 credo ci saranno gli highlights insieme alle interviste. E allora io ringrazio volevo un po'. Volevo dire una cosa su Furlan. Scusami. Ha più lo smalto nell'uno contro uno dei tempi d'oro.
ha cambiato gioco, secondo me, è diventato più tatticamente... Ma tatticamente è diventato un giocatore di un'intelligenza incomparabile. Non ci ha fatto il terzino a un certo punto. Sì, se noi ci basiamo su Furlan che salta l'uomo secco, e poi mette il pallone al centro, è chiaro. Però tatticamente è diventato, è cresciuto così, molto. Di un'intelligenza straordinaria. E sono anche contento della fascia da capitano che gli viene... Sta giocando a corrente alternata, no? Alcune sì, alcune no, a volte subentra. Quando gioca titolare vedo che gli viene affidata la maglia, la fascia da capitano, anche perché è capitato in due occasioni in cui difendi o non c'era o partita dalla panchina. Sì, esatto. Rappresenta un premio per un giocatore che comunque è una pietra miliare della storia della Ternana con le sue presenze. Certo, certo. Bene, allora siamo in conclusione. Io ringrazio soprattutto i tecnici, no? Ringraziamo Lorenzo, ringraziamo Iago, ma Iago lo ringrazio poco perché arriva da adesso. Che ringrazio. È subentrata la grazia, però. Come i nostri subentrati di oggi. Sì, 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 dalla panchina. Abbiamo pescato dalla panchina. Bene, sì, sì, sì. Ringraziamo Fabio e ringrazio Alberto Favilla. Grazie davvero per essere stato anche con noi. Ringraziamento a Luca Giovannetti. Poi ringraziamenti fra noi che ce li facciamo parte della stessa squadra e quindi siamo stati bene insieme e buon viaggio di ritorno a Massimo e Alessandro Loretti. Sì, certo. E voglio augurarvi insomma che tutto vada per il verso giusto. 21 Bar dello Sport, grazie anche per i tanti messaggi che avete mandato. Buona serata con AM Terni Channel. Buona serata a tutti e forza Petrucci, perché questa sera alle 22:45 c'è la gara 2 in Messico ad Austin. Della Moto America. Intanto la prima l'ha vinta, grande Petrux. Buonasera a tutti. Il Punto Elettrico apre le porte del suo nuovo punto vendita all'insegna dell'innovazione, con vasta esposizione di materiale elettrico, illuminazione ed elettrodomestici. Vi aspettiamo in via Beccaria 15-17 Terni, 0744-425865. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio, controllato. Sipace, servizio.